Tragedia in mare. Un peschereccio è affondato al largo della costa di Petrosino, due i dispersi. Napola in balia dei ladri. Cinque furti hanno fatto scattare l'allarme nella piccola comunità ericina, nel mirino anche la parrocchia. Al via il Couscous Fest parte oggi a San Vito Lo Capo, la 17ª edizione del rinomato Festival Internazionale. Questa sera in Piazza Santuario il concerto di Pino Daniele. In ricordo di Alessandro Gulotta, cerimonia questa mattina nella scuola che porta il nome del giovane ericino morto 8 anni fa in un incidente stradale. Ci vogliono 3 punti, questo è il pensiero di Roberto Boscaglia a poche ore dal match di questa sera tra Trapani e Virtus Entella. Buongiorno e benvenuti al TG Sud, torniamo subito dopo la pubblicità con le notizie e gli approfondimenti. Di San Vito Lo Capo torna il Couscous Fest con tanti appuntamenti da non perdere, la musica di Pino Daniele, il rock di Irene Grandi e l'allegria dei Tinturia e ancora le ricette di grandi chef, lezioni di cucina e oltre 30 ricette di couscous diverse. Couscous Fest 23-28 settembre San Vito Lo Capo. couscousfest.it. Apriamo il nostro TG con la cronaca tragedia. La scorsa notte al largo di Petrosino un peschereccio è affondato, ci sono 2 dispersi. Luigi Todaro. A colore a picco per cause che sono ancora in corso di accertamento è stato un piccolo natante iscritto al compartimento marittimo di Marsala con il nome di Tre Fratelli. Il naufragio è avvenuto al largo della costa di Petrosino tra Marsala e Masera del Vallo. A bordo c'erano 5 persone, padre, 3 figli e un loro amico. 3 di loro sono stati tratti in salvo da un altro peschereccio che navigava nella zona. Degli altri 2 componenti d'equipaggio invece non ci sono tracce. Le ricerche finora non hanno dato alcun risultato. Nel tratto di mare dove è avvenuto l'affondamento operano le motovedette della Capitaneria di Porto di Mazara e un elicottero. Le ricerche sono coordinate dalla Guardia Costiera di Palermo. Il naufragio, causato a quanto pare da un urto contro uno scoglio, è avvenuto davanti alla costa di Giardinello, in prossimità di Torrazza. Tragedia a Pantelleria. Una donna di 64 anni, Anna Abis, originaria di Palermo, è morta carbonizzata mentre stava bruciando sterpaglie. A quanto pare la pensionata è caduta in un fosso ed è stata avvolta dalle fiamme. Ladri in funzione nella frazione di Napola, nel territorio di Erice. 5 colpi hanno fatto scattare l'allarme tra i residenti. I responsabili delle incursioni hanno preso di mira la parrocchia e 4 abitazioni. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i ladri hanno visitato la chiesa Sacro Cuore portando via le offerte dei fedeli. Protetti dal buio, gli autori del furto hanno agito con tranquillità senza correre il rischio di essere notati da qualcuno. Una volta dentro i locali hanno scardinato le cassette contenenti le offerte lasciate dai fedeli durante la messa per le persone meno abbienti. Portato a compimento il loro progetto, sono fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce. L'altro colpo invece è stato messo a segno nell'abitazione del consigliere comunale di Erice Diego Sugameli, esponente del Partito Democratico. I ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno fatto man bassa di oggetti in oro per un valore complessivo di circa 6.000 euro. Per entrare in casa hanno forzato la porta d'ingresso. Il consigliere comunale ha sporto denuncia alla polizia che ha avviato le indagini per far luce sulla vicenda e dare una risposta alle istanze della piccola comunità ericina. Altri 3 furti sono stati perpetrati sempre nella stessa giornata in altrettante abitazioni di Napola. Una pattuglia della vigilanza di Trapani ha sventato un furto di carburante in un deposito di mezzi in via Salemi. Alla vista delle guardie giurate, i ladri sono fuggiti a mani vuote. Poco dopo, in una stradina è stata rinvenuta un'auto, risultata poi rubata, a bordo della quale c'erano bidoni vuoti. Il mezzo è stato abbandonato dai ladri, che si sono poi allontanati a piedi. Cambiamo argomento, riprende l'erogazione idrica a Trapani, interrotta a causa dei sistematici furti di rame. Vediamo il servizio. L'allarme adesso è rientrato, ma ancora una volta i ladri di oro rosso, e cioè di rame, hanno lasciato il segno. Territorio a secco a causa delle loro incursioni a Bresciana. I colpi, perpetrati uno dietro l'altro, insomma, continuano ad arrecare notevoli disagi alla collettività, nonostante l'incalzare delle forze dell'ordine e della magistratura. L'erogazione idrica in città e nel suo interland è stata ripristinata. Era stata interrotta a seguito dell'ennesimo furto di cavi di rame. Nel mirino l'impianto di Bresciana, appunto, ergo capoluogo a secco, i cittadini costretti a ricorrere alle autobotti per alleviare le tribolazioni quotidiane. Il ritorno alla normalità in materia di approvvigionamento idrico è stato reso noto dal
comune che ieri ha diramato una nota. L'erogazione idrica, si legge nel documento, segue i normali turni di distribuzione. Oggi centro storico, domani Trapani Nuova. L'emergenza è rientrata, ma il fenomeno dei furti di cavi di rame non conosce sosta. I ladri colpiscono ovunque, nessuna zona è immune. Il commercio dell'oro rosso è il business che fa gola agli autori dei furti, perché il rame, una volta asportato, viene venduto nel mercato clandestino. Ad essere razziati anche i tralicci dell'Enel. In passato intere frazioni sono rimaste al buio, ma i ladri hanno agito anche all'interno delle stazioni ferroviarie. A Bresciano ormai i furti si verificano in maniera sistematica. I responsabili delle incursioni agiscono indisturbati e con la consapevolezza di poterla fare franca, e a pagarne le conseguenze sono i cittadini con i rubinetti delle loro case che rimangono all'asciutto. Il sospetto è che dietro ai furti si possa celare una vera e propria organizzazione che ha trovato il modo di fare soldi facili razziando i cavi di rame. E questa mattina il comune di Trapani ha diramato un'altra nota. A causa di un'interruzione dell'energia elettrica ad uno dei rilanci di Bresciana, si legge nel documento, oggi nel centro storico si potrebbero verificare dei disagi nell'erogazione idrica. Deliberate dal Consiglio Comunale di Trapani le aliquote IMU. Nell'ultima seduta il Consiglio Comunale di Trapani ha deliberato le aliquote IMU, imposta che si applica su tutti gli immobili tranne per le abitazioni principali e le relative pertinenze, per cui invece bisogna pagare la TASI, la nuova tassa sui servizi introdotta di recente. Per il versamento dovuto a saldo dell'IMU, scadenza per il prossimo 16 dicembre, resta confermata l'aliquota del 10,6 per mille. Entro il 16 ottobre bisogna invece pagare la rata di acconto della TASI per le abitazioni principali, fissata all'1,7 per mille. Sul sito www.comune.trapani.it, attraverso un apposito banner evidenziato sulla homepage, sono disponibili i calcoli dei tributi con la possibilità di compilare e stampare modelli F24. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, l'ufficio riceve a Palazzo Dalì in piazza Vittorio Veneto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12 e il lunedì e giovedì dalle 15 alle 17. Smartphone. Down Off c'è. Down Off c'è tutto quello che ti serve per il tuo smartphone. Down Off c'è. On Off, piazza Martiri d'Ungheria a Trapani. Annuncio rivolto a tutte le mamme. Solo da Bimbo Store un grande risparmio. Calzini da 1,99 euro. Pantofoline Disney 9,90 euro. Offerta a 3x2 Plasmon frutta 5,98 euro. Omo carne confezione da 12 6,99 euro. Polo piqué vari colori 6,90 euro. Fissan bagnetto primi mesi 3,99 euro. Bimbo Store, lungomare Dante Alighieri, zona commerciale Grande Migliore. Al ristorante Pizzeria Borgolenzi le novità non finiscono mai. Franco Rapisardi vi presenta il nuovo menù estivo. Zuppe di cozze, spaghetti con i ricci di mare, il couscous e poi vongole, polpi, gamberoni e le fritture di Paranza. Novità per l'estate, anche per le pizze. Venite a provare la fresca estate o la caprese. I vostri figli potranno divertirsi nell'ampio spazio all'aperto con tanti giochi gonfiabili. Venite a trovarci a Napola, a Viale Lenzi. Farete la scelta giusta. Ristorante Pizzeria Borgolenzi. Ogni piatto racconta di un uomo. Il signor Nilsson. Aperte le iscrizioni per il nuovo baby parking del signor Nilsson. Un ambiente ideale dove giocare, crescere, socializzare. Oltre alle feste di compleanno e alle attività pomeridiane, il signor Nilsson apre le porte la mattina per i suoi piccoli amici. Un'operatrice esperta li aspetterà per crescere con loro e imparare divertendosi. Vieni a trovarci in via San Vito Lo Capo 13 a Trapani. Si è aperta stamattina la 17ª edizione del Festival Internazionale del Couscous. San Vito Lo Capo ospiterà una 5 giorni dedicata all'integrazione culturale. È partita stamattina la 17ª edizione del Couscous Fest. A sfidarsi 10 paesi del mondo, in un programma densissimo che oltre alla gara prevede lezioni di cucina, dimostrazioni di chef stellati, incontri e concerti di spessore. San Vito Lo Capo quindi è pronta ad ospitare l'evento che già da questo weekend e per tutto il Couscous Fest porterà una media di oltre 50.000 turisti al giorno, complice anche le belle giornate che hanno riversato in spiaggia tantissime persone.
Per il premio Saturno, inserito all'interno di Aspettando il Couscous Fest, le strade sanvitesi sono state super affollate. La via Savoia quindi ha già fatto il test questo fine settimana con il village espositivo della produzione artigiana e agroalimentare siciliana e mediterranea. Prese d'assalto le strutture ricettive della città e dei paesi limitrofi, con quasi tutto esaurito. Lo stesso dicasi per i ristoranti sanvitesi, che come ogni anno offriranno le prelibatezze tipiche della zona. Inevitabilmente, dopo il tramonto, il numero dei visitatori aumenterà, soprattutto perché le serate in programma offriranno spettacoli e appuntamenti imperdibili. Già questa sera alle 21, sul palco di Piazza del Santuario, ci sarà Gino Strada, fondatore di Emergency, che intervistato da Alessio Vinci racconterà i 20 anni dell'organizzazione umanitaria. Alle 22.30, sempre in piazza, l'attesissimo concerto di Pino Daniele, che porterà a San Vito il suo spettacolo acustico in cui reinterpreterà i suoi brani più belli. Ed in merito alle notizie diffusesi in queste ore circa le rigide misure di sicurezza per il concerto di Pino Daniele, il comune di San Vito Lo Capo fa sapere che nonostante il prevedibile afflusso che porterà stasera migliaia di pendolari a San Vito Lo Capo per il concerto, in programma alle 22.30 a Piazza Santuario, il comune di San Vito Lo Capo fa sapere che il paese è assolutamente accessibile a qualsiasi ora, senza alcuna chiusura o limitazione, e non sono previste misure di sicurezza straordinarie se non quella di ordinanza di sgombero del suolo pubblico nella stessa Piazza Santuario per concedere quanto più possibile agli spettatori la possibilità di godersi il concerto della star napoletana. Rimaniamo sempre in materia di couscous per dirvi che i laboratori del Couscous Fest del primissimo pomeriggio saranno seguiti in diretta dalla nostra emittente e saranno trasmessi sul canale 649. Questa mattina a Palazzo 7 Aprile si è svolto un incontro ufficiale tra una delegazione socialista guidata dall'onorevole Nino Oddo ed il commissario straordinario del comune di Marsala, Giovanni Bologna. Diversi gli argomenti affrontati, ad iniziare dal rispetto dell'accordo di co-marketing finalizzato al mantenimento dei voli Ryanair all'aeroporto di Birgi. Il commissario Bologna ha confermato alla delegazione socialista che il comune di Marsala onorerà gli impegni assunti versando la somma di pertinenza, somma inserita nel bilancio che sta per essere portato in consiglio comunale. Manifestazione all'insegna dell'importanza della donazione degli organi questa mattina nella scuola intitolata ad Alessandro Gulotta, il giovane ricino morto 8 anni fa in un incidente stradale. La cerimonia è stata promossa in occasione dell'8° anniversario della tragica morte di Alessandro Gulotta dopo un incidente stradale. Gli organi del giovane ricino vennero donati permettendo ad altre persone di continuare a vivere. Un gesto di amore e altruismo per cui l'amministrazione comunale decise di intitolargli la scuola dell'infanzia del primo circolo didattico di via Caserta. Alla manifestazione hanno partecipato i familiari di Alessandro Gulotta, oltre che il sindaco di Erice Giacomo Tranchida, il presidente provinciale dell'Aido Giuseppe Cammarata, il dirigente scolastico Barbara Mineo e l'assessore alla pubblica istruzione Daniela Toscano. Questo intanto è il primo monumento in Sicilia che ricorda la donazione degli organi, un grande gesto di civiltà, di altruismo, di solidarietà. È proprio questo che attraverso la scuola, che è uno dei luoghi educativi principali, vogliamo trasmettere insieme all'Aido questo messaggio di solidarietà, di generosità, perché dalla morte può nascere una vita, e quindi è importante che questo messaggio di altruismo e di amore soprattutto verso gli altri si diffonda sin dalla tenera età, per far sì che il gesto della donazione diventi anche in Italia un gesto quasi normale. La cerimonia, che è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Donatori Organi, si è tenuta nel cortile della scuola, proprio nel luogo in cui sorge il monumento dedicato ai donatori di organi, collocato 4 anni addietro dall'amministrazione comunale di Erice. È importante che questo monumento sia fatto in una scuola materna, perché i bambini non sono solo il nostro futuro ma anche il nostro presente. È da bambini che si impara, che si insegna cos'è la solidarietà, l'amicizia, questi valori per costruire un futuro migliore, per costruire anche un presente migliore e una società migliore. Ringraziando a Dio, più passa il tempo, più le persone sono consapevoli di questo gesto così importante. La Sicilia non è più, da circa 1 anno e mezzo, 2, fanalino di coda dell'Italia, ma è ai primi posti in Italia e ai primi posti anche in Europa, a dimostrazione del fatto che i siciliani, quando vogliono, sanno essere generosi, e soprattutto quando si unisce il connubio tra buona sanità e solidarietà e informazione.
formazione. Presto con il sindaco di Erice faremo un corso di formazione agli ufficiali dell'ufficio anagrafe per dargli l'opportunità di far conoscere la cultura della donazione degli organi, e finalmente il primo comune che darà la carta d'identità con la scritta donatore di organi sarà il comune di Erice. Ci spostiamo adesso a Favignana. Si è concluso nei giorni scorsi il progetto di educazione ambientale Laboratorio sul Mare, realizzato dall'Associazione Mare Vivo e finanziato dall'Area Marina Protetta Isole Egadi. Per tutto il mese di agosto, fino ai primi giorni di settembre, due operatrici didattiche formate da Mare Vivo hanno realizzato attività di educazione ambientale per sensibilizzare più giovani tra turisti e residenti sulle tematiche ambientali dell'Area Marina Protetta. E sono stati presentati nei giorni scorsi, sempre a Favignana, nella splendida cornice dell'ex stabilimento Florio, i risultati delle attività del progetto per un turismo sostenibile nell'arcipelago delle isole Egadi, realizzato da Enea nell'ambito del più ampio progetto Ecoinnovazione Sicilia. A Favignana sono stati già installati un impianto pilota di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici urbani ed una casetta per la distribuzione dell'acqua ai cittadini, con l'obiettivo di ridurre le bottiglie di plastica. Restate con noi perché dopo la pubblicità c'è la pagina sportiva. Apriamo la nostra pagina sportiva ovviamente con il calcio, perché questa sera alle 20.30 allo stadio provinciale, per la quinta giornata di campionato, Trapani ospiterà la Virtus Entella. Vediamo la presentazione della gara nel nostro servizio di Claudia Parinello. Dopo l'anticipo di ieri, che ha visto protagoniste Spezia e Carpi con la vittoria per 2-1 degli emiliani, questa sera dalle 20.30 scenderanno in campo tutte le altre 20 compagini di Serie B per la quinta giornata di campionato. Quello di questa sera sarà il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2014-2015 e il Trapani di mister Boscaglia, davanti al proprio pubblico, affronterà la Virtus Entella. Dopo una veloce seduta di allenamento ieri mattina in terra ligure, la formazione biancoceleste è partita alla volta di Trapani. Periodo non proprio positivo per gli uomini di mister Prina, che oltre a ritrovarsi ai piedi della classifica con un solo punto, frutto di un pareggio e tre sconfitte, devono fare i conti con gli infortuni. Confermato infatti il forfè di Pelizzoli, che ha un problema muscolare alla coscia e non è neppure partito con il gruppo, al pari degli infortunati Valagussa, Cecchini, Staiti e Lanini. L'assenza di Pelizzoli coinciderà con l'esordio in Serie B per Andrea Paroni, alla sua settima stagione in biancoceleste. L'Entella molto probabilmente scenderà in campo con un 4-3-1-2. Paroni tra i pali, difesa con Jacoponi, Cesar, Rinaudo, Camigliano, centrocampo composto da Troiano, Battocchio, Di Tacchio, in avanti Mazzarani, Sansovini e Moreo. Per quanto riguarda il Trapani invece, mister Boscaglia dovrà fare ancora a meno dello squalificato Terlizzi. Non saranno del match neanche Basso, tenuto a riposo in via precauzionale, e Junco, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo soltanto ieri. Boscaglia molto probabilmente schiererà il solito 4-4-2 con Marcone tra i pali, difesa con Lobue, Pagliarulo, Caldara, Rizzato, centrocampo con Scozzarella, Ciaramitaro, Barilla, Nadarevic e in avanti Falco e Mancoso. A dirigere la sfida di questa sera sarà il signor Sacchi di Macerata. E proprio sulla sfida di stasera, ieri in conferenza stampa, ha parlato il mister Granata, Roberto Boscaglia. Andiamolo ad ascoltare. Una squadra difficilissima da affrontare, perché è una squadra che è assetata di punti, che guardando anche le partite che ha fatto, ha perso o di misura o ha pareggiato, tipo a Bologna. Quindi una squadra temibile nelle ripartenze, che non sta vivendo un momento eccezionale, ma che ha degli elementi in squadra che possono comunque fare una grande partita. Quindi io non mi fido di nessuno, figuriamoci se mi fido dell'Entella, e quindi ci aspetterà una partita difficile nella quale dobbiamo essere veramente bravi, bravi, bravi per uscire dai vincitori. Hanno cambiato in corsa, hanno fatto il 4-3-3, il 3-5-2, hanno fatto il 4-3-1-2, hanno fatto il 4-4-2, quindi non so come verranno a giocare, ma mi interessa anche poco. Cioè, abbiamo lavorato per giocare contro tutti i moduli, quindi anche se abbiamo avuto solo due giorni abbiamo lavorato tanto, quindi va bene. La squadra avversaria ti dà delle motivazioni estrinseche, la motivazione deve essere dentro, intrinseca, degli giocatori. Quelle sono assolutamente motivazioni che non servono a niente. Pensare che venga il Catania piuttosto che il Bologna o che l'Entella, se così dovesse essere, ti dico la verità, saremmo inguaiati con i nostri giocatori.
loro devono avere motivazioni dentro di loro e dobbiamo alimentarle noi, che devono, e le motivazioni le sapete tutti, devono avere il desiderio di arrivare, devono avere l'obiettivo, devono avere dentro di loro la fame di arrivare ad un obiettivo. Se così dovesse essere, quindi in base alla squadra che arriva, avere motivazioni più o meno importanti, saremmo proprio inguaiati. Queste le partite in programma per questa quinta giornata di campionato. Spezia-Carpi è stato l'anticipo, giocato ieri sera, è terminata 1-2. Le altre partite di questa sera sono invece Brescia-Lanciano, Cittadella-Provercelli, Crotone-Catania, Frosinone-Avellino, Livorno-Varese, Modena-Perugia-Pescara-Latina, Ternana-Bologna, Vicenza-Bari. Ovviamente Trapani-Virtus-Entella. Passiamo adesso al basket, perché è ripresa l'attività del mini basket della Pallacanestro Trapani, quindi i bambini tornano a divertirsi. Noi abbiamo intervistato la responsabile del mini basket della Pallacanestro Trapani, Malippo Milio. Siamo ripartiti in forma libera, quasi semi libera diciamo, siamo ripartiti all'aperto perché abbiamo allestito dei campi di mini basket all'esterno del Palailio. I bambini possono venire di qualsiasi età nella fascia mini basket, nella fascia oraria dalle 18 alle 19.30, quindi senza costrizioni di giornate per ora, soprattutto a favore delle mamme, che così hanno libertà di lasciarli e fargli provare, soprattutto magari ai nuovi, che cos'è il basket. Penso che la cosa bella del mini basket è innanzitutto che giochi insieme agli amici, quindi ti fai un gruppo di amici con cui è bello divertirsi, ridere e scherzare. E poi c'è una cosa che è la cosa più bella del basket, c'è la gratificazione del canestro, chiunque può fare canestro, e quindi anche un bambino piccolo di 4-5 anni può provare a fare canestro. Magari in qualche altro sport questa gratificazione immediata non c'è, e la pallacanestro per questo è molto divertente. Quindi per venire a prendere delle informazioni, per iscrivere i propri figli, cosa bisogna fare? Noi siamo qui tutti i giorni dal martedì al venerdì, questa settimana dalle 18 alle 19.30, la prossima magari un pochino prima dalle 17.30 alle 19, perché le giornate si accorciano e siamo all'aperto, e siamo a disposizione sia per le prove che per le informazioni. E domani sera alle 18.30 la Pallacanestro Trapani affronterà in uno scrimmage la Virtus Bologna. Giovedì i Granata poi voleranno alla volta di Lisbona per affrontare un torneo internazionale con due squadre spagnole ed una portoghesi. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Ovviamente da oggi fino a domenica, visto il Couscous Fest, la nostra programmazione verrà un po' modificata, per cui seguiremo in diretta la mattina, il pomeriggio e la sera gli spettacoli, gli incontri, i laboratori del Couscous Fest. Per conoscere gli orari dei laboratori e degli incontri consultate il sito del Couscous Fest www.couscousfest.it. Con questo è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.